Ciao a tutti. Vi siete mai chiesti qualche volta perché questo succede a me? Come mai? Che cosa ho fatto? Questa è una delle riflessioni più importanti che credo sia nella nostra vita, capita a tutti. E fino a quando non ho compreso proprio molto bene che non esiste casualità, ma esiste causalità, cioè le cose non succedono mai a caso, ma succedono sempre come effetto di qualche causa che abbiamo messo. Facile a dirsi, quando va tutto bene è perfetto. Il problema nasce quando le cose, che gli effetti che abbiamo, non ci piacciono molto. Allora pensiamo sempre che questo effetto dipenda da qualcun altro. Non è vero. Tutto dipende dalle cause che noi riusciamo a mettere. Quindi, se funziona la casualità, siamo oggetti della vita. Se invece funziona la casualità, vuol dire che noi diventiamo soggetti della nostra vita. Noi determiniamo, o perlomeno possiamo determinare, quali effetti che avremo gli altri, quali effetti subiremo, perché tutto dipende da noi. Questo di per sé può sembrare una cosa banale, ma è importantissima, perché vuol dire che se noi comprendiamo questa cosa e poi la sperimentiamo e la mettiamo in pratica, e questo è il problema più importante, perché altrimenti è solo teoria, ma se noi la mettiamo in pratica ci rendiamo conto che siamo padroni della nostra vita, che non è male. Quindi, nel bene o nel male, questo è un effetto che abbiamo. C'è una frase buddista che a me piace molto, che dice: se vuoi sapere il perché degli effetti che hai in questo momento, guarda le cause che hai messo nel passato. Ma se tu vuoi sapere gli effetti che avrai nella vita futura, guarda le cause che metti nel presente. Personalmente consiglio a tutti di guardare sì le cause nel passato, ma è molto meglio che guardiamo le cause che mettiamo nel presente, perché nel passato non ci possiamo tornare, quindi gli effetti saranno quelli che noi mettiamo. Quindi da questo momento in avanti possiamo diventare padroni della nostra vita, che ci piaccia o che non ci piaccia. Però può essere fantastico, perché io lo determino, ma nello stesso tempo è un senso di responsabilità, perché non posso dare la colpa a nessun altro. Sono io che determino, scusate, siamo noi, non solo io, siamo noi che determiniamo quello che vorremmo avere nella vita. E se uno questa cosa riesce a interiorizzarla molto bene, si accorge di essere veramente una persona fantastica. Non solo, riusciamo tutti noi a dare alla nostra vita un valore incredibile. Perché un conto essere soggetto degli avvenimenti, oggetto, è successo, non lo so perché, ma è successo. Ma se noi invece determiniamo profondamente quello che vogliamo e lo sperimentiamo, e caso strano, ci accorgiamo che funziona, pensate che valore ha la vita. Quindi noi siamo padroni della nostra vita. E questa è teoria. Ok, quindi a questo punto devo parlare anche di me, quindi vi annoierò parlando di me. Allora, io personalmente non sono nato ricco, sono nato povero, non avevo prestazioni particolari, non sono Brad Pitt, eccetera, quindi non ho delle cose formidabili, però nella mia vita posso dire di aver vissuto la mia vita molto intensamente, e potrei anche dire che ho vissuto la mia vita almeno 2 o 3 volte in questa vita: lavorativa, affettiva, proprio veramente vissuto anche i divertimenti, eccetera. Perché? Perché da sempre, successivamente quando ho imparato ho capito il perché, ma anche da prima, io ho sempre costantemente fatto delle scelte e ne sono sempre stato responsabile. Quindi, quando a 11 anni mi è stato detto che se volevo studiare, altrimenti dovevo andare a lavorare,
Io ho scelto di andare a lavorare, quindi io a 11 anni sono andato a fare l'idraulico, perché era pesante, perché c'era freddo, perché mi sporcavo. Ma per me la scuola era una prigione, quindi io felicissimo. Quindi è una scelta che ho fatto. Poi, sempre per caso, virgolette, incontro delle persone, comincio a studiare le scuole serali, quindi lavoro, faccio le scuole serali e qui comincio a raddoppiare la mia vita. Lavoravo di giorno, studiavo di sera. Benissimo. Non solo, studiavo, poi ho cambiato anche lavoro, ho cominciato a fare progetti a 16 anni. Mi sono trovato a 21 anni, sempre con la mia scelta, non c'era nessuno che lo dicesse, anzi, devo dire che mia madre insisteva perché andasse a lavorare in un ufficio pubblico, così ero sicuro, no? E invece dicevo, no, io voglio fare qualcosa di diverso. Quindi, io ho fatto progetti e a 21 anni ho aperto l'ufficio per conto mio. Quindi, da quel momento ho aperto una società, facevo progettazione. E torno a dire, non sono eccezionale, sono una persona comune, ma certamente molto determinata. Bene, tutte queste mie decisioni, queste mie azioni, mi hanno portato costantemente a cambiare la vita, quindi a essere veramente padrone. Non so se quindi decido di fare una società di ingegneria, ho fatto progetti che ancora adesso mi meraviglia, uno che funzioni, ma proprio quello, era proprio il fatto di progetti che era impossibile che vivessero a me. Perché me li devono dare a me? Bene, la cosa è cioè, perché ho determinato che quel lavoro sei stato capace di farlo. Quando mi ha chiesto di fare alcuni progetti che non avevo mai fatto, ho detto guarda, non l'ho mai fatto, però mi sento di farli. Bene, allora ho fatto anche quello. Quando si è trattato di dire, bene, facevo progetti anche nel settore alimentare, c'è da fare uno stabilimento in Canada. Il mio inglese era esattamente buongiorno e buonasera. Ho deciso di fare uno stabilimento in Canada, ho lavorato per 6 anni, quindi ho realizzato lo stabilimento, sono stato coinvolto nella gestione, e per 6 anni facevo 3 settimane in Italia e 3 settimane in Canada. 3 settimane in Italia facevo progetti e 3 settimane in Canada facevo prosciutti cotti e mortadella. Benissimo, fantastico, non è un'altra vita, non hai vissuto un'altra vita. Ah, ma è pesante. Io non mi sono mai reso conto che la cosa fosse pesante. Perché la volevo io, perché mi piaceva, era intensa, la vivevo completamente. Quindi vorrei che tutti pensassero e provassero a fare questo. L'unico ostacolo che abbiamo per la nostra felicità e per i successi della nostra vita siamo noi. Perché se io metto le cause, gli ostacoli che incontro non saranno mai più grandi di me. Quindi io, parlo sempre di prima persona, ma vorrei che fosse tutti noi possiamo fare tutto. Possiamo fare tutto. Basta essere determinati. Se non siamo determinati e se noi pensiamo che io non lo merito, io non ci riuscirò mai, è troppo grande, è troppo... non lo faremo mai. E ci mancherà sempre qualcosa, quindi alla fine della nostra vita noi vivremo con rimpianto di non aver fatto delle cose. Per cortesia, non vivete di rimpianti, cioè proprio fate tutto quello che c'è, proprio vivete intensamente la vostra vita. Questo è veramente molto importante. Una cosa importante che non ho ancora toccato riguarda la parte sentimentale. Abbiamo parlato del lavoro, abbiamo parlato delle cose sentimentali. Bene. Allora, il sottoscritto, ripeto, non sono Brad Pitt, eccetera, ho avuto delle relazioni molto lunghe con donne molto belle, 10 anni, 5 anni, 3 anni, e avendo uno specchio a casa mi chiedevo perché a me? Perché succede a me questo? Signore, la cosa è semplice, me lo dovevano. Non so se mi sono spiegato, io ho fatto quelle azioni che portavano a far sì che le cose succedessero. Gli uomini sorridono, però mi raccomando, bisogna correre molto. Benissimo, tutto questo ha portato a fare sì che io a 40 anni, con questa esperienza alle spalle, non ho mai chiesto a nessuno di sposarmi e non ho mai assolutamente pensato a sposarmi. Bene, a 40 anni
incontro una persona per 3 volte, 2 volte di lavoro, la terza volta gli dico di fissare la data di matrimonio entro dicembre. E questo può sembrare, ma come no? Non è casualità, è causalità, perché io comunque la conoscevo, non avevo dubbi che era lei. Perché? Perché certamente la conoscevo da sempre. Di conseguenza, ci siamo sposati, 26 anni di matrimonio, senza mai litigare, e la cosa più bella è che ci siamo sposati 2 volte. E per finire, una cosa molto bella legata alla vita. Purtroppo siamo abituati a considerare sempre nasco, muoio, è un periodo di tempo. Bene, provate a pensare di prolungare questa morte e di continuare. Allora io cosa ho fatto? Sulla mia tomba ho già preparato il mio epitaffio, che è molto semplice. Torno subito. Grazie. Grazie a tutti.